Comunque 1-2-0-1-2 mi sembra un punteggio ordinato. Brutto, l'abbiamo beccato anche prima. Secondo voi ci sta a prendere il Murloc in Invoca Maree, perdere sto fight, poi prendere il cacciatore e fare l'Hero Power? È forte, no? Boh, non mi dispiace. Non so se ci stia. Allora, sì, un po' sono stato scammato dalle animazioni, quello sì. Cioè, mi prendo sti due danni, ma dovrei essere più forte il turno dopo, perché questo diventa un 3-3 che è buono, un 3-3. Questo ha due Murloc. Quasi quasi prendo questo. È ferito dal 2-3. Tanto lui ha due Murloc, quindi teoricamente pareggiamo, no? No, ho un 50% di pareggiare. Però dipende lui come le posiziona. Cioè se predilige il posizionare l'1-1 davanti, quindi andando a perdere il fight, dandomi un pezzo scarso, o il 2-1 davanti per vincere il fight, vediamo. Ines così, pareggio sicuro. Peccato. Avevamo un 25% di rubargliela. Quindi, e allora gioco questo. Questo anche ha due Murloc. Prendiamo sto Rockpool. Rollerino. Hero Power. E stiamo buoni. Questo è decente, però. Cerchiamo i Murloc. Il primo è oltre 17.000 punti, ma da quel che leggo, tipo gli si è buggata l'MMR. Leggevo che si era lamentato Xixo di sta cosa. Questo è decente. Cosa si pompa qua? Il 3-2 o il 2-3? Ovviamente così è più spalmato. Però è tutto molto a caso. Xixo si è lamentato su Twitter che il primo classificato, non so come si chiami, della tua attuale lobby di BG. Oddio, oddio, dammi sta tripla, dammi sta tripla. Sì. Praticamente ha qualcosa di buggato. Cioè che praticamente lui vince partite e prende più punti a stando a 16.000 e di Elo rispetto a Xixo che sta a 14.000. Quindi ha detto che c'è qualcosa di buggato negli abbinamenti perché non è possibile. Xixo dice: non è possibile che quello lì non, cioè, prenda più punti di lui vincendo. In teoria, se sei così alto, no, dovresti prenderne molti di meno. Ma adesso io non ho visto, però se andate a vedere su Twitter trovate tutto. Mi tocca giocare Rockpool, eh? Cos'è, maggiordomo qua? Maggiordomo, scala un pelo, maggiordomo. Do il baffino a questo che ha un buon po' di vita. Di certo sono forte, quindi turno dopo dovrei poter livellare ancora con questa, grazie a questa tripla. Praticamente Six si è lamentato di sta cosa perché è andato a vedere le live di sto tipo e ha notato un dislivello piuttosto grosso nei punteggi. Khadgar, com'è? Andare a pigliarsi Khadgar qua. Oppo c'ha 4 Murloc, io credo di livellare e fare potere eroe, non credo di andare di Khadgar, in tutta onestà. Cioè, per quanto ci siano sia i robot che le bestie, no scusate, i Murloc che le bestie in lobby, lo potete leggere anche qua in alto,
E quindi Khadgar è forte. Prenderlo così, quando siamo a 31 vite, con una board solida, con una coppia di Murloc, senza quindi poter livellare, non mi sembra la giocata corretta. Per quanto sia sempre molto incline a prenderlo. 96, ok. Rubiamo lo spawn, classica. Classico furto di Rafan. Comunque, sto tizio non lo distruggiamo di più. Pur avendo anche lui fatto una tripla. Perché ha triplato, ha trovato. Ha triplato Irly. Ha preso ratto, tipo. Ah, uno schifo gigante. Ok. Allora. Omo. Omo le sta perdendo tutte. È livellato, livello anch'io, dai. Quindi sono tentato di prendere il ciclone. Se prendo il ciclone però non faccio hero power. Però non è male fare un ciclone 6-3. Cioè io vendo il 2-4 e l'1-1 e compro il ciclone. E non faccio hero power però. Non so cosa posso rubare a Falcane che è andato a 5 così. Non credo convenga. Cioè, faccio tipo così e me ne sto buono. Tanto lui non ha triplato, ha livellato sto turno. Quindi, a meno che non ha sculato, che ha trovato subito un carry, cosa improbabile. Esatto. Scenario positivo, trovavo. Dico, gli rubavo la spawn. Ah, ha preso il barone. Ha rollato, ha trovato barone. Perdo, ma prendo solo 6 danni. Useless. È un buff. Non so se è worth it. No, 5. Oh my god. Oh my god, sto roll. Dipende cosa mi dà lui. Ah, di si va, per me si va. Dobbiamo rimanere uniti per Dalaran. Esattamente ciò che stavi cercando. Cazzo. Anch'io avrei scelto quello. Quali segreti No! Rimango un altro turno così, forse non prendo troppissimi danni. Oh. Dovevo resettare qua. Comunque il fight è durato poco. Ah, shit, c'era mamma bear. Assolda pure una di queste reclute. Beh, che mamma bear, cosa switchavo? Santissimo, muoviti!
Giusto perché sono contro il bot, forse mi salvo, eh. Oddio mio. Se avevo quei 20 secondi in più per il reset, facevo anche questo, 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 questo. E andavo con, non so, Kalgos non c'è in effetti, quindi. Io non so con cosa vado adesso. Cosa facciamo? Elementale. Vedete quanto è difficile, ragazzi? Ci vuole un botto di pratica, però tutto sommato me la sono cavata. Faccio anche la tripla di Khadgar. Gar. Mexna. Serve. Dov'è Ragnaros? Oddio, era più forte fare rag prima. E adesso fare tutti gli elementali. Beh, per essere turno 10 direi che non siamo messi male. Dai. Peccato il 4-1 invece del buff, ma il 4-1 fa infinito buff. Raga, voglio vedere se Budi vi fa ste cose. Ok, dai, adesso dobbiamo triplare Gar, Ragnaros, questo è forte. Jhin è forte, questo è buono. Questo scala, via. Allora, contro uno che sta a 4 elementali così, con una board del genere, io credo che posso anche fare Jhin e chillare con Hero Power. Credo di essere sufficientemente forte a T11. Pur questo qui ha fatto 4 triple, io ho fatto 10 triple sta partita. Ok, quindi gioco Jhin. Sì, dovrebbe poter rimanere lì. Qui perché ha Wind Fury e buono. Questo più attacco, mettiamo qua giù. Quindi prossimo a girare questo. Infatti abbiamo il 99,3%. Oltretutto se attaccassi prima io potrei anche rubare Jhin. No, vabbè. Va bene anche un'altra Mexna. Comunque anche questo tipo è forte, ragazzi. Ma io di più. Ultimo roll del turno di prima mi sa di preso il 4-1 di vicino invece del 3 più 1 più 1. Ah, vabbè, sì. Vabbè, tripla. Tripla, Madonna mia! Questo è useless. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Quello potrebbe fare la differenza.
Mamma mia, questo salta. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Lo power. Boh, già per una max, no? In teoria potrei anche stare così contro il bot. Dovrei stravincere. Poi compro il 4-4, gioco tutto. Questo però ha 6 Murloc. Una volta ho servito una bevanda. Ma si gioca sta max. Tanto poi venderò questo probabilmente. Non so, magari che tocca tutti i veleni. Tanto la Maxna rimane. Ok, giusto per non rischiare. Penso sia la board più forte che io abbia mai fatto. Perché ricordi a turno 12. Sei per sei. 42 danni. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Veramente non so cosa prendere per potenziarmi ancora. Dovrei giusto sostituire lui con Maxna e trovare una selfless qua. Posto, eccola lì. Questi qui rischiano di unirmi a Malgadon. Speriamo non facciano scherzi. Ok. Abbiamo detto che voglio giocare Maxna e Selfless. 41-41 è abbastanza. In realtà potrebbe saltare anche lui per Baron, ma non credo. Salti per Baron. Quindi qua roll. Piuttosto provo a triplare lei. Niente Gaul. Ma qua è tutto overkill, ragazzi. Cioè, davvero, se voglio limitarmi a vincere o voglio stravincere. Più o meno è questo. Ti stanno puntando tutti. Fa attenzione. Guardate che comp incredibile. Questo addirittura è meglio del 41-41 alla fine. Mi sa. Lui aveva. Ah, c'ha i Murloc. Non lo so se sia meglio del 40, del 41-41 contro i Murloc. Vabbè. Questo è solo per fare il figo, ragazzi. Perché in realtà qua avrei dovuto cercare la tripla di Selfless. Ce l'abbiamo secondo me Selfless. Quindi così e basta. Questo tizio mi ha counterato, ragazzi. Sapevo io che c'era, sentivo la puzza. Porca miseria, mi ha counterato sto tizio. Almeno ci ha provato. È stato bravo, bisogna ammetterlo, a portarsi al 41% con questa scam com. Ci ha provato.
Minchia, stiamo facendo troppo il figo. Invece dovevamo andare a triplare la Selfless. Senza che fare ste cazzate. Ma alla fine abbiamo parlato lo... Meritato primo posto, direi. Khadgar Deliri, ci hanno parlato al primo posto.